Bella ragazzi e ben ritrovati al mio canale di Cure93. Allora, oggi volevo farvi vedere le mappe multiplayer del nuovo pacchetto DLC di Call of Duty Black Ops 2. Volevo subito partire con. Ovviamente io ve le faccio vedere in modalità, cioè delle partite personalizzate, in modo che così non ho nessuno che mi rompa i coglioni, che mi uccida e magari non riuscite a vedere bene la mappa. Quindi partiamo subito, ovviamente non fanno altro che invita, mi basta, grazie. Andiamo su DLC, andiamo su Uplink, ok, mettiamo tutti contro tutti, mettiamo tempo limite 0 così possiamo vederla bene, ok, perfetto, togliamo la privacy del gruppo, metto solo invito, così nessuno entra, perfetto, andiamo subito su Uplink. Da quello che ho capito, sarebbe la ricostruzione di Summit, non so se ve la ricordate, quella nel ghiaccio di Black Ops, del primo Black Ops. Adesso lo vediamo subito, ragazzi, lo vedete? Cioè io lo riconosco subito da qui. Ovviamente un po' diversa questa da Summit perché è un po' modificato ovviamente. Allora andiamo subito. Vabbè, un'arma. Io uso la mia. Allora, Potete entrare in azione. potete entrare in azione. Allora, questa è la mappa, non so se la ricordate, quindi Summit è identica, ragazzi, solo che qui piove. Vedete? Classico. Qua c'è una stanza, infatti ci sono i computer, c'è l'aereo, l'elicottero, quello che cazzo è. Le due stanze, non so se ve le ricordate, qui c'è il percorso, questa è una stanza. Questa è l'altra stanza, che adesso la passiamo da qui, ovviamente, la vediamo da qui. Qui c'è un altro percorso. È molto piccola come mappina, sinceramente, cioè come mappa, sinceramente. È bellina. Non sono ancora riuscito a provarla in multiplayer, in deathmatch o tutti contro tutti, però da quello che mi ricordo Summit era veramente una bella mappa. E se vuol dire che se l'hanno riproposta ovviamente in Black Ops 2, vuol dire che è andata alla grande. Poi qui ovviamente c'è un percorso alternativo che è nel cespugli eccetera. Qui non so, qui mi sa che si può salire. Infatti si può salire, mi ricordavo bene, ovviamente per i camper è la zona d'obbligo, cioè va più che bene. Ok, poi qui si passa, qui lì si sale, qui si passa di nuovo, qui si cambia completamente parte della mappa, cioè da una parte all'altra si vede la mappa. Un buco, ok, andiamo. E qui c'è un altro spiazzo dove si può stare, cioè dove si spawna normalmente. Niente, vediamo qui. Ok, un'altra stanzetta con una specie di micro carro armato. Ah, ok, qui si poteva salire ovviamente. Ah, qui c'è il percorso di prima, che cazzo sto dicendo? Il container, dove cazzo è? Eccolo qui. Vabbè, un altro percorso, vi ho già fatto vedere la parte di sotto, qui, vedete? E per finire sicuramente questo percorso, che ovviamente non avete visto, eccolo qui, per arrivare sempre dall'altra parte della mappa. Oppla, e niente. Poi ovviamente se volete successivamente vi farò vedere anche i punti per piazzarsi bene, ovviamente io principalmente non lo faccio perché vi posso ad esempio dire i punti dove piazzare le torrette, come ammazzare, cioè presidiare una zona dove potrete sopravvivere e magari chiamare qualcosa di buono, come può essere un elicottero stealth, come può essere un drone d'attacco, come può essere, non lo so, no, un mitragliamento, il drone che vi segue ovviamente, quell'elicottero che vi segue per proteggervi. Vabbè, se volete ve lo dico, cioè quando ovviamente giocherò bene la mappa scoprirò i punti perfetti per poter camperare, per poter presidiare una zona, ve li farò avere. Comunque sia, questa è Uplink, spero vi sia piaciuta. Andiamo, ovviamente terminiamo la partita e andiamo subito sulla prossima mappa. Mi sa che andiamo su Rush, dai. Eccoci su Rush. Vediamo questa com'è. Questa invece l'avevo già giocata. L'ho già giocata, anzi.
L'ho giocata ieri, se non ricordo male. È molto bellina. È una specie di campo paintball, quello dove dovete sparare con l'inchiostro, quei dardi di inchiostro, che è veramente bellino, non è male come mappa. Allora, qui ovviamente c'è la sala del... cioè, la classica saletta dove si può sparare, vedete, tutti i colori, tutte le pistole spari, eccetera. Qui c'è un percorso, ci sono i bagni, qua c'è un percorso fatto di sabbia, ovviamente che questo è tutto paintball, vedete, con sacchi di cemento, cagate varie, di sabbia, non mi ricordo come si chiama. E vedete tutto sabbia, ovviamente il percorso è così tutto aperto, cioè tutto l'aperto. E non ce la fanno proprio a non invitarmi, grazie. Ovviamente qui sempre c'è sacconi di tutti colorati dalle munizioni. Qui si sale e qui ci sono delle postazioni per sparare, ovviamente, vedete? Per la parte opposta. Qui si va dall'altra parte della mappa, ovviamente, vedete, qua si va dall'altra parte. Qui ovviamente, se voi siete da quella parte e la squadra avversaria spawna da qui, vi conviene sempre essere pronti a mirare, perché altrimenti vi ammazzeranno sempre. Qui c'è ovviamente un'altra postazione, cioè ovviamente dalla parte opposta. Qui se vi volete sedere per un picnic, ovviamente vi potete sedere per far pagare il ticket. Qui c'è un altro spiazzo che ci sono delle macchine distrutte, mi sa che sono i parcheggi da dove si entra per giocare, quando a suo tempo era una guerra, quelle guerre simulate classiche. Bello, non ho mai visto, ragazzi, non ho mai visto un autobus senza sedili, ma vabbè, ok, beh, allora, cos'è sta cosa? Speedball, Speedball si chiama, bello. Macchina della polizia. Macchina della polizia. Poi negozio di souvenir. Ah no, sì, negozio di souvenir. Maschere ovviamente per proteggere la faccia. Zainetti, guanti, ragazzi, ottimi prezzi, veramente. Non so se dovete, cioè dovete passarci veramente, perché sono prezzi allucinanti, raga, bellissimi, ottimi prezzi, quindi vi conviene passare qui a comprare, non andate nei negozi delle vostre città, ma passate qui. E niente, ragazzi, questa è la mappa, più o meno è questa. Passiamo anche qui, che non l'ho fatto vedere. Qui sono i computer per poter vedere cosa combinano i nostri atleti di speedball. Speedball. E qui c'è l'altro spiazzo centrale, dove si può passare direttamente. Ovviamente qui c'è il fuoco molto, cioè vi bersagliano, che palle, oh, vi bersagliano veramente. Qui ci sono gli spogliatoi, sì, belli, non ho mai visto spogliatoi così tecnologici, ragazzi, con il codice, non ho mai visto una cosa del genere, ve lo giuro. E niente, ragazzi, questa è la mappa Rush, spero vi sia piaciuta, e ovviamente io la fermo perché ve l'ho fatta vedere più o meno nella sua completezza, in tutto quello che c'è. E noi passiamo a un'altra mappa, che adesso non mi ricordo il nome, ovviamente ve lo faccio vedere. Eccoci sul menu, andiamo su imposta partita, cambia mappa, andiamo su DLC. Andiamo su cover, ragazzi. Ok. L'ultima come si chiama? Per non farvi aspettare, The Tour. Ok, The Tour l'ho già provata. Questa invece non l'ho provata, cover. Quindi vediamo com'è questa mappa. Si prospetta una mappa dove c'è la spiaggia. Vediamola un pochettino, ragazzi. Allora, anche questa non l'ho mai giocata. Acqua internazionale, sicuramente. Ragazzi, se ci penso, acqua internazionale, sicuramente c'è un'altra mappa dove c'è scritto acqua internazionale. Ed è quella dove c'è Hijacked. Quindi mi aspetto che si veda Hijacked, cioè lo yacht di Hijacked. Quindi andiamo in giro. Ok. Si può notare? No, non si può notare. Cazzo. Allora andiamo. Eccolo qui, ragazzi. Lo vedete lo yacht di Hijacked? Eccolo qui. Ok, si vede anche lo yachtone, ragazzi. Allora qui c'è un pezzo di aereo. Ok, l'aereo distrutto.
Rumori di uccelli dal cazzo. Qui si può entrare? No, non si può entrare. Sento rumori. Scusate un attimo. Ah, sono rumori di uccelli, ragazzi. Quindi andiamo avanti. Questa è la penisola, cioè l'isoletta. Le palme tutte storte. Una noce di cocco. Bella. Bella, ragazzi, resiste a un proiettile una noce di cocco. Mica, devono essere fatte di ferro, ragazzi. Ecco, qui ci sono gli stronzi arrivati col gommone per ammazzarci. Andiamo qui. Un relitto di nave. Ovviamente sarebbe stato figo anche poter andare lì, accedere alle navi, quelle distrutte. Solo che quei produttori di Call of Duty, quelli che hanno creato questa mappa, non ci hanno neanche pensato a far andare nell'acqua i propri giocatori. Ovviamente ci sono anche, ci sono superstiti che sono venuti con le Banyar Hole, con queste specie di zattere del cazzo. Ok, abbiamo girato principalmente l'isola ai suoi bordi, in tutto il bordo dell'isola. Quindi andiamo un pochettino ad entrarci al suo interno. Provviste. Aereo, eccolo qui, ragazzi. Si può entrare nell'aereo. Aspetta un attimo. Ah, sentivo un rumore di aereo che stava passando sopra. Passando nei cieli. Gabbiani. Provviste, quindi entriamo dentro l'aereo, ritorniamoci. Passiamo di qui. Ragazzi, non si sono proprio sprecati. Questa è una mappa molto piccola. Sì, molto piccola. Più o meno l'abbiamo visitata tutta. Percorsini qui nascosti. Che cazzo? Ah, qui hanno fatto ordate zombie, ragazzi. O sarà un... Però, ragazzi, potrebbe essere anche un... Cioè... Guardate. È pieno, ragazzi, di questi simboli. Secondo me ci sarà la prossima mappa zombie qui. Lo si spera. Magari se fosse un po' più dettagliata sarebbe anche figa. Perché se dobbiamo sopravvivere così, in questo modo, non mi sembra il caso. Ovviamente qui ci sono le coste. Questo relitto, ragazzi, volevo andare a vederlo, invece non fa. Non fa neanche andare nell'acqua. Guardate, gli fa male. Si brucia. Guarda, si brucia, ragazzi. Gli fa male. Sicuramente è mischiata con acido l'acqua. E niente, ragazzi, questa è Cove. Sì, Cove. Passiamo alla prossima mappa, che è quella dove... Passiamo in quella mappa dove c'è il ponte mezzo distrutto. Se siamo su un ponte dobbiamo sopravvivere lì, dobbiamo ammazzare gli avversari lì. Anche quella invece secondo me è una mappa un pochettino più grande, perché c'è il ponte principale dove si può passare, e poi sono i sui corridoi laterali che sono sotto il ponte. È veramente una figata. Quindi andiamo su imposta partita DLC, andiamo su Detour. Andiamo su avvia partita. Vediamo un pochettino questa mappa. Ah. Eccoci su Detour. New York, ovviamente. USA. Allora, vediamoci sempre il nostro MSMC. Allora, facciamo prima il ponte principale. Come potete vedere ci sono camion del cazzo, un camion gigante, un percorso che si può passare qui sotto, c'è il camion, una macchina che non ho mai visto, un pullman. Scusate, ragazzi, voglio vedere... Ah, questa volta si sono salvati, hanno chiuso il pullman in modo da non far vedere se ha sedile o meno. L'auto del presidente, sembrerebbe di sì. Qui cosa c'è? Allora, entriamo qui dentro. Questa è una specie di cabina. Auto della polizia di Manhattan. FBI. Sicuramente sono... E questa cos'è? Police Tactical Response Unit. Quindi qui abbiamo tutto il necessario per poter lanciare missile Predator a versione MV3. E niente, ragazzi, qui abbiamo finito. Questa è la strada principale. Adesso andiamo nelle strade secondarie, cioè quelle sotto il ponte, che sono ancora in costruzione, vedete? La mappa è molto piccola, sembrerebbe. Vabbè, ragazzi, questo è un ponticello che vi porta su. Andiamo qui, sinistra, perfetto. Ok. E vi riporto ovviamente qui, vedete, ragazzi?
Siamo di nuovo qui a Punta Capo, ovviamente nella parte iniziale della mappa. Entriamo qui, ragazzi, proviamo a vedere, qui c'è una specie di punto dove si può uccidere. Fari di ferro, va bene. Altro furgone dell'FBI. Qui rimettiamoci e ripartiamo per farvi vedere la parte sinistra della sotterranea del ponte. Sempre la sacca, più o meno, ragazzi, è uguale, non cambia così niente. Solo che qui c'era una trave in legno, qui c'è un po' di cemento distrutto, pietre. Sempre stesso percorso, giriamo qui a sinistra, saliamo e ci ritroviamo dall'altra parte ancora. Macchina della polizia, tattico, fucile, sì, furgone tattico per mandare i missili Predator. Ok, non c'è un cazzo, ragazzi, qui, vedete? Qua c'è la cosa in legno che vi ho fatto vedere prima, il percorso in legno. È sempre lo stesso punto dove si può camperare per ammazzare l'avversario che esce di lì. E niente, ragazzi, questo è tutto. Queste sono tutte le mappe. Aspettate che esco. Non c'è niente, ragazzi, non c'è niente di speciale. Sono mappe molto piccole, molto... diciamo che sono il mio genere di mappe perché sono piccoline. Mi divertono molto. Non so se vi ricordate, c'è le mappe di Call of Duty Modern Warfare, perché su Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3 c'erano almeno due mappe che erano molto ristrette, che sinceramente mi hanno fatto impazzire. Io lo sapete, ragazzi, l'avete visto dalle vecchie puntate di Call of Duty Black Ops, quelle in cui gioco, Black Ops 2, che io adoro il tutti contro tutti, quindi mi piacciono questo genere di mappe piccoline. Forse la più grande, a mio parere, è sembrata quella di Paintball, quella Rush, perché, boh, mi sembra granduccia, ragazzi. Quindi, boh, niente. Allora, da Cura 93 è tutto. Spero che il video vi sia stato utile, spero che abbia esplorato al meglio le mappe, perché diciamo che l'esplorazione non è che sia gran cosa, visto che comunque sia le mappe sono molto simili da un fronte all'altro. Sembra quasi di vedere due fronti, come poteva essere su Sniper 2 Ghost Warrior. E niente, ragazzi, mettete un mi piace se ovviamente avete apprezzato il video, se avete qualche curiosità vostra, commentate, chiedetemi pure tutto quello che volete. Io sono sempre a vostra disposizione, come sapete, vi rispondo volentieri. Ovviamente ci vediamo alla prossima, farò sempre un multiplayer questa volta, o se no una partita zombie con i miei compagni, in cui cercherò di fare gli easter egg, o magari a fare una partita in deathmatch a squadra, tutti contro tutti insieme ai miei compagni, o non, per il multiplayer ovviamente. In zombie invece vorrei farlo insieme ai miei compagni. Quindi da Cura 93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.